It's derby time, è tempo di derby. Amici della Pallamano, benvenuti alla Karl Wolf Halle di Merano. Undicesima giornata della Serie A Berretta. Il grande derby dell'Alto Adige in scena. I padroni di casa, i Diavoli Neri dell'Est Meran, affronteranno le... È tutto pronto, le squadre si stanno salutando. Questo derby può avere inizio. Qualche problema di formazione per il Merano, oltre all'infortunato Berklin, per lui stagione finita dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio. Anche il centrale Bogdan Petricevic non è dato al meglio, la sua presenza è in forte dubbio, vediamo comunque che si è scaldato, vedremo se sarà parte della partita. D'altro canto il Bressanone si presenta al completo. Bressanone che viene da due vittorie convincenti nelle ultime due giornate, vuole, dopo due derby vinti, vuole fare il terzo scalpo, avendo battuto Bolzano e Appiano, segnando ogni volta 39 reti. Quindi vediamo se oggi la difesa del Merano riuscirà a tenerli sotto questo punteggio. Ora facciamo un attimo tutti quanti seri, un minuto di raccoglimento in memoria di Massimo Coppola, che è padre del giocatore Alex Coppola del Bressanone, che ci ha lasciato proprio in questi giorni. Momento molto molto toccante, un intero palazzetto ammutolito, le due tifoserie si sono unite in questo momento di cordoglio, tutte le condoglianze anche da parte di nostra alla famiglia Coppola per questa tragica scomparsa. È tutto pronto dunque, si attende solo il fischio dei direttori di gara. Palazzetto pienissimo quest'oggi, tutti i biglietti che potevano essere venduti sono stati venduti. Grandissimi apporto anche dai tifosi del Bressanone, accorsi di gran numero oggi sulla città del Passirio per sostenere la sua squadra, lanciata quest'anno come non mai nelle posizioni alte di classifica. Sentiamo che sono proprio i tifosi ospiti che stanno tenendo altissimo il volume di questa partita. Ancora qualche istante prima del via dei direttori di gara. Ecco il fischio, si comincia. Merano in tradizionale maglia nera, Bressanone in tradizionale maglia bianco-verde. Proprio l'allenatore e giocatore del Bressanone, Davor Ciutura, a chiamare il primo schema.
giro di palla del Bressanone che fa uscire il suo pivot Andrea Basic, ex di questa partita. Tanto Fantinato e Amsic non si imprendono, più veloce è Coelho. Juan Pablo Coelho apre lui la prima marcatura del derby, porta la firma del giocatore argentino, ma siamo già dall'altra parte con Andrea Basic che risponde subito. Il derby parte subito a 100 all'ora con la rete dell'ex Petricevic. Intanto controllo difficoltoso, litiga col pallone, palla che scappa via, ma intanto la prima notizia positiva è che Petricevic può essere della partita. Ciutura decide di ricostruire l'azione da zero. Fantinato, Ciutura, Antic, Arcieri, ancora per Ciutura, esce ancora Basic, seguito come un'ombra da Oliver Martini in posizione avanzata. Ciutura, Arcieri, chiude bene Martini. Merano con una difesa molto aggressiva. Antic, Ciutura, Amsic ancora, prova a liberarsi, ma molto bene la coppia centrale formata da Andy Stricker e Oliver Martini. Si alza intanto anche il braccio del passivo, deve andare alla conclusione il Bressanone, lo fa con Amsic. Murata la sua conclusione, ma gli arbitri hanno qualcosa da ridire a Oliver Martini e Andrea Basic. Qualche screzio tra i due pivot, comunque braccio del passivo che rimane alzato. Sarà Ciutura questa volta a provare il tiro. Arcieri, palla per Amsic, Amsic scarico per Arcieri, scappa via il pallone e dunque Merano che si riporta in possesso della palla. Ora il Merano ad attaccare senza fretta, provano a gestire la manovra con Max Prantner, scambio di posizione con Coelho, Petricevic, esce Oliver Martini, ancora Prantner, Prantner, una spinta, butta via il pallone. Riprova lo stesso schema al Merano con Oliver Martini che esce, Petricevic, Luki Stricker, Petricevic ancora una finta, scarico per Prantner, tutto chiuso, difende molto bene il Bressanone, si alza il braccio del passivo, Merano deve andare alla conclusione, pallone intercettato con un piede dai Valli e ammonizione, dunque Merano che ha la possibilità di ricostruire il suo attacco. Trovavano in difficoltà i Diavoli Neri, ora una nuova possibilità di costruire l'attacco da zero. Petricevic, Max Prantner, stesso schema, esce Oliver Martini, Petricevic, Max Prantner, formato in maniera energica da Amsic, chiama la distanza Oliver Martini, ora l'arbitro va a redarguire Arcieri. Max Prantner si alza nuovamente il braccio del passivo, Petricevic per vie centrali è molto molto difficile, compatta la difesa del Bressanone, ora deve andare assolutamente a concludere il Merano. Prova a scaricare sul pivot e ancora una volta un cartellino giallo, concede una nuova opportunità al Merano di ricostruire l'attacco. Dunque due ammonizioni di seguito per il Bressanone e attacco del Merano che viene resettato. Questa volta provano a far salire Coelho, litiga col pallone Coelho, Petricevic, Max Prantner, Luca Stricker e San Paolo c'è. Ciutura,
Fantinato vede un'autostrada, si inserisce, Di Giulio sopra la testa di Martini, vantaggio Brixen con Riccardo Di Giulio. Luca Stricker intanto, e San Paolo con un intervento dei suoi. Amcic dall'altra parte, buca la difesa, buca le mani di Martelli e va a siglare la terza rete per il Brixen. In panchina si spiesingano Andy Stricker e Lorenzo Martelli. Andy Stricker chiede scusa al suo portiere, evidentemente non ha coperto bene il palo. E ora di nuovo il Merano, senza fretta prova ad attaccare. Petricevic butta via il pallone letteralmente, brutto errore da parte di Petricevic che regala una seconda fase al Bressanone. Di Giulio non ne approfitta, volevano un intervento dei direttori di gara ai tifosi del Bressanone, ma siamo già dall'altra parte con Puelio, taglio di Juan Pablo Puelio. Merano che accorcia 2-3. Amcic, Ciutura chiama lo schema l'allenatore giocatore del Bressanone, esce Pasic, prova ad anticipare la manovra Martini, taglio di Di Giulio. Ciutura ora liberato lo spazio per Amcic, troppo solo dai 7 metri, è un gioco da ragazzo per un giocatore come lui, andare a segno da 7 metri senza nessuno a ostacolo, troppo molle la difesa del Merano. Bressanone 4, Merano 2. E ora il Merano deve rimanere attaccato alla partita. Se il Bressanone inizia a scappar via, inizia a giocare in scioltezza, diventa una missione impossibile per i Diavoli Neri. Max Brandner. E proprio questi sono gli eroi che il Merano non deve commettere. Contropiede per Di Giulio, scarico per Arcieri, tutto solo, e allunga ancora il Bressanone con Arcieri. Esplode la gioia dei tifosi di Bressanone. Luca Stricker intanto risponde subito. Siamo già dall'altra parte con Fantinato. Questo è un gol importantissimo per Luca Stricker. Importante per il Merano non far scappare via i cugini del Bressanone. Ciutura ancora, fermato da Andy Stricker. Martini ancora in posizione avanzata, Arcieri prova a salire a terzino, fermato molto bene da Oliver Martini. Ciutura prova uno spazio, Amcic, e questa volta Martelli c'è e lancia subito in contropiede Martini, una finta e poi va a sbattere contro San Paolo. Aveva perso la coordinazione Oliver Martini e San Paolo ha neutralizzato il suo tiro, ma ora è Andy Stricker a recuperare il pallone. Luca Stricker per Visentin tutto solo. Merano che accorcia e va a portarsi a meno uno con Luca Visentin. Ora il Bressanone che cerca ancora di costruire il suo attacco quando ne hanno giocato 10 minuti del primo tempo. Ciutura prova a fare valere la sua classe per il più veloce di tutti, è Di Giulio che con un pallonetto morbido va a superare Lorenzo Martelli. Bellissima rete di Riccardo Di Giulio che
che è stato il più lesto di tutti ad andare a riconquistare il pallone dopo la respinta di Lorenzo Martelli. Non semplice l'inizio di partita di Martelli. Merano ha assolutamente bisogno di un apporto importante da parte dei suoi portieri. Prantner intanto. Luca Stricca. Butta via un altro pallone il Merano. Ancora in contropiede di Giulio. Non trova nessuno con cui scambiare. Trova Arcieri, ma è tutto intanto rientrato Martini, che viene ammonito. Ora una fase con tanti errori da una parte e dall'altra. Le due squadre probabilmente sentono la pressione di questo derby. Anzic, pantinato. Sutura. Amcic ancora, si alza Amcic e va ancora a freddare Martelli sotto le gambe. Ottimo inizio di partita di Amcic. Intanto ancora un'infrazione da parte del Merano. Palla recuperata dal Bressanone. Cominciano a essere tanti gli errori tecnici del Merano, che sta sprecando troppi palloni. Ora il Bressanone ha la possibilità di portarsi per la prima volta a più 4 con i Valli. Pantinato, Arcieri. Ancora per i Valli. I Valli, scarico per Pantinato, recupera palla molto bene il Merano, questa volta in difesa. Petricevic prova a dare una scossa ai suoi in seconda fase. Petricevic, scarico per Martellini, non trova il compagno. I Valli per Arcieri, Arcieri tutto solo e Arcieri! Brixen 8, Merano 4. E se il Bressanone può andare in contropiede, diventa tutto molto difficile per il Merano. Brantner. Giro di palla del Merano che in attacco fa molta fatica. Recupera palla ancora una volta il Bressanone, ancora una volta può andare in contropiede con Arcieri. No, incredibile! Palo di Arcieri. A portiere battuto, Arcieri ha colpito il palo interno. E dunque sfuma una importante occasione per il Bressanone. Fortunato in questo frangente il Merano. Ma ora il Merano deve trovare una soluzione per sfondare la difesa del Bressanone. Troppi palloni persi dalla compagine meranese. Brantner, tocco di piede di Arcieri. Graziato dall'arbitro. Luca Stricca. Brantner prova a toccare, palla che finisce in rete. Fortunato in questo frangente Max Brantner, il tocco del muro ha messo fuori causa. E intanto dall'altra parte, prima vera parata importante di Lorenzo Martelli, che c'è tanto bisogno che salga anche lui. E Lucky Stricker, così è la palla a mano. Quando il Merano sembrava in piena difficoltà, un palo interno di Arcieri, una parata di Martelli, un gol con l'aiuto del muro da parte di Max Brantner e un sottomano di Luca Stricker. Merano di nuovo in partita. E ora è il Bressanone a cercare di costruire l'attacco. E ora è il Bressanone che butta via il pallone. Adesso tre passaggi a vuoto del Bressanone in questo frangente. Merano ha la possibilità di riaprire le marcature e lo fa con Luca Stricker. Grandissima rete di Luca Stricker.
ma siamo già dall'altra parte con Iballi. Iballi va a segnare un gran gol e rimane a terra infortunato. Speriamo non sia nulla di grave, si tocca la spalla Iballi. Fortunatamente sembra potersi rialzare, va a sincerarsi delle sue condizioni Oliver Martini. Ovviamente non c'è stata cattiveria nell'intervento, forse nel cadere è caduto sulla spalla. Vediamo che ora va in panchina, verrà medicato dallo staff medico. Al suo posto Mitter Uzner. Speriamo veramente che non sia nulla di grave per Adrian Iballi. È arrivato quest'anno a Bressanone dai campi. Sembra che possa continuare a giocare, adesso sta provando con un pallone in panchina. Vedremo se tra qualche minuto rientrerà in campo. Intanto il gioco prosegue con Durnwalder, anche lui è entrato in campo. Max Brandner scappa via, ma San Paolo è attento. Fantinato, intanto Fantinato trova un'autostrada e Fantinato va a siglare la sua prima marcatura, la nona del Bressanone. Ha trovato davanti a sé un'autostrada, Fantinato ha deciso di imboccarla e andare verso la gol. Durnwalder intanto prova a cercare uno sbarco. Max Brandner, Petricevic e San Paolo. Allora, Petricevic si vede che non è al meglio. Qui poteva e doveva fare molto di più. Intanto Di Giulio con una gran gol. Undicesima marcatura per il Bressanone con Riccardo Di Giulio. Ottimo inizio di partita per lui. E Petricevic ora di forza va a prendersi un tiro dai 7 metri. Dicevamo di Petricevic non al meglio, ma è troppo importante la sua presenza in campo per i Diavoli Neri. Importantissimo in difesa, ma anche in attacco, detta ai tempi dei suoi compagni. Imprescindibile Bogdan Petricevic. E ora intanto avvicendamento tra i pali. Entra lo specialista per i 7 metri. Forse il portiere che ne ha neutralizzati di più in questo campionato. Alex Wierer contro Juan Pablo Coelho. Una finta di Coelho. Tocca ma non può impedire al pallone di entrare in rete. Alex Wierer. E dunque Merano 8, Brixen 11. Si dispera Alex Wierer, fa segno che l'ha toccata la palla. Intanto è rientrato in campo Iballi e questa è una bellissima notizia per tutti i tifosi della pallamano. Il gran assist dello stesso Iballi per Andrea Basic, completamente dimenticato dalla difesa del Merano. Petricevic, altro pallone buttato via, questa volta però arriva in soccorso del Merano un fischio dell'arbitro. Merano che può di nuovo costruire l'attacco. Durnwalder butta via il pallone, bravo Max a recuperare il pallone. Martini non ci sono sbocchi. Merano gioca a centrocampo, si alza ovviamente il braccio del passivo. Deve andare alla conclusione Durnwalder. Non trova il gol ma trova un tiro dai 7 metri. Importantissimo per il Merano trovare soluzioni per sfondare la difesa. Questa volta rimane tra i pali Valerio San Paolo. San Paolo contro Coelho. Non cambia angolo Coelho e non cambia neanche il risultato. Quarta marcatura per il giocatore argentino.
Merano che rimane aggrappato al match. Ivalli. Mitteruzner. Ciutura. Ancora Mitteruzner. Di Giulio. Ivalli. Carico dall'ala e c'è la rete di Schatzer, entrato al posto di Arcieri, quindi da freddo Schatzer chiamato subito al tiro. Intanto dall'altra parte Visentin va a segnare, ma l'arbitro annulla la rete per una invasione. Dall'altra parte Ivalli atterrato ancora una volta. Ivalli rimane a terra ancora una volta. Ivalli Vediamo la decisione dei direttori di gara che si stanno parlando. L'intervento è stato sicuramente energico, non mi è sembrata di vedere cattiveria. E gli arbitri decidono per una sospensione di 2 minuti ai danni di Bogdan Petricevic. E tiro dai 7 metri. Andrà lo specialista Davor Ciutura. Una sentenza dalla linea dei 7 metri. Ciutura contro Martelli. Ciutura una pinta e poi va a siglare la sua prima rete di questa partita. La 14ª del Bressanone che ora si porta più 5. E ora per il Merano iniziano un momento di difficoltà, 5 reti di svantaggio, un uomo in meno in campo. Cascone intanto, Luca Stricca, Visentin, Dornwalder, Luca Stricca, fermato dai Balli. Visentin, Dornwalder ancora, Max Brandner butta via il pallone, palla che rimane in possesso del Merano, c'è stato un fischio degli arbitri. Max Brandner prova ad alzarsi, Max Brandner, un tiro deviato in angolo, no, non c'è stato invece il tocco. Siamo già dall'altra parte con Ivalli e Martelli salva la porta del Merano. Bellissima parata di Lorenzo Martelli, importantissima parata su Ivalli. Merano che dunque potrebbe passare indenne questi 2 minuti. Ancora 20 secondi di inferiorità numerica per i Diavoli Neri. Brandner, Stricca. Dieci secondi ancora, il Merano sarà di nuovo al completo. Ovviamente non ha fretta il Merano di attaccare. Luca Stricca, fermato da Mitteruzner. Merano completo. Coelho dall'ala, atterrato da Schatzer con un bruttissimo intervento. 2 minuti sacrosanti, non protesta neanche Schatzer, sa di averla combinata grossa. Intervento inutile e pericoloso quello di Schatzer. Entrato direttamente sulle gambe di Coelho. Questa volta Coelho esce, non andrà lui a battere il tiro dai 7 metri, ma andrà il capitano Luca Stricca. E tra i pali rientra Virer. Dunque sfida tra i due capitani. Una finta di Luca Stricker, palo! E ad averla vinta è il capitano del Bressanone, Alex Vira, che esulta. Dunque il risultante che rimane inchiodato sul 9-14 a favore degli ospiti.
Ora però il Bressanone a attaccare con l'uomo in meno. Ovviamente attacca senza portiere. I Balli, fermato da Cascone. I Balli con una finta manda al VAR tutta la difesa del Merano, che si apre inspiegabilmente. Bellissima la finta di Balli, ma troppo morbida la difesa del Merano. E questa è una costante di questa stagione per il Merano: a momenti la difesa lascia completamente. Tanto dall'altra parte Cascone va a trovare una rete importantissima per il Merano. Risulta Cascone, importante per il Merano rimanere attaccato al match. Ora il Brixen che attacca senza fretta. Sutura, i Balli, ancora Sutura, Mitteruzner, i Balli tutto solo, Stasimelri va a tirare e ancora una volta colpito duro sulla spalla. 2 minuti giustissimi per Anders Stricker, che chiede scusa. Rimane ancora una volta a terra i Balli, già colpito duro qualche minuto fa. Vediamo che entra in campo anche il medico a soccorrere i Balli, che esce dolorante. Si lamenta i Balli. Tanto il gioco può riprendere col tiro dai 7 metri. Ciutura contro Martelli. Rimane sulla linea Martelli, ma Ciutura non si fa destabilizzare. Palla sotto il 7. Rigore imparabile da parte di Davo Ciutura. E ora entrambe le squadre, anzi no, Brixen è di nuovo al completo proprio in questo momento. Dunque Merano in inferiorità numerica. Petricevic chiama lo schema, Luca Stricker. Merano che attacca senza fretta. Luca Stricker. San Paolo gli dice di no, è arrivato senza un fischio degli arbitri. Si riprenderà con un 9 metri quando mancano esattamente 5 minuti alla fine del primo tempo e Jürgen Brandner chiama time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. E su queste immagini del pubblico festante si riprende la telecronaca. Bellissimo riavere un'atmosfera del genere durante un derby. I derby sono anche questo, la gioia dei tifosi al palazzetto, un derby molto sentito, dove a Merano e Bressanone probabilmente le due tifoserie più calde del panorama italiano. E per continuare a far sì che il pubblico possa venire a vedere le partite di pallimano, l'invito rimane lo stesso: proseguire la campagna vaccinale in modo che tutti insieme possiamo sconfiggere questo avversario comune e possiamo tornare al più presto a una normalità. Gioco che può riprendere. Merano che ha ancora 50 secondi di superiorità numerica, di inferiorità numerica, scusate. Coelho intanto, sfondamento intanto fischiato a Max Brandner.
dopo aver scaricato il pallone è andato a cozzare contro il difensore. Peter Ulzner, Sutura, Vasic scarica molto bene per Peter Ulzner, che va a colpire la traversa. Intanto avvicendamento tra i pali del Merano, è entrato il secondo portiere Meletti. Merano ora di nuovo al completo. Petricevic intanto, Max Brandner, Luki Stricker, che gol! E questi sono i suoi gol quando può arrivare in velocità. Ovviamente il Bressanone ha anche più possibilità di cambiare per girare e ruotare i suoi uomini. Ora è rientrato Fantinato proprio lui, tiro in doppio appoggio, prende in contratempo Meletti e va a siglare la 17ª rete per il Bressanone. Intanto cascone a terra, una spinta da parte di Vasic che si prende i 2 minuti. Protesta Vasic, dice che il suo avversario ha accentuato la caduta. Dunque 2 minuti per Andrea Vasic, grossa occasione per il Merano per riportarsi in partita. Organizza l'attacco Petricevic, Max Brandner uno contro uno, Max Brandner, e va a conquistare un tiro dai 7 metri. Dal tiro dalla linea dei 7 metri si ripresenta Juan Pablo Coelho. Coelho contro Wierer, rientrato in campo Alex Wierer. Coelho tocca ancora Wierer, ma ancora una volta la palla entra beffardamente in porta. Dunque quinta rete di Coelho, miglior marcatore del match. Sutura, Peter Ulzner, ancora Sutura, Peter Ulzner, Fantinato, prova a cercare il taglio con Brugga, Sutura, scarico per Arcieri, pallonetto, e questo è un gran gol di Arcieri. Max Brandner intanto una finta, scarico per Martelli, viene colpito duro Max Brandner che rimane a terra. Campo da asciugare, tempo che viene fermato, quando manca poco più di 1 minuto e mezzo alla fine di questa prima frazione. Prima frazione che ha visto il Brixen in controllo del match. I padroni di casa stanno facendo la partita e con 18 reti nel primo tempo sono in media. Con le ultime 2 partite, 39 reti rifilate al Bolzano, 39 reti rifilate alla Piano. Quest'oggi 18 reti al primo tempo al Merano. Intanto palla per Coelho, palo! E se anche Coelho non trova più la via del gol, per il Merano è notte fonda. E ora time out da parte del Bressanone, che vuole giocare al meglio quest'ultimo minuto del primo tempo.
In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Se il Merano sul campo sembra in difficoltà, sicuramente non lo sembra sugli spalti. Il pubblico del Merano ci crede ancora e continua il suo incentramento come di consueto nei time out. Ora vediamo che schema ha disegnato sulla sua lavagnetta Davor Čutura. Brixen che ha ancora 5 secondi di inferiorità numerica da scontare, probabilmente lascerà scorrere questi secondi per giocarsi l'attacco di superiorità numerica. Alceri prova la volante, non si capisce con Pantinato che comunque è bravo a recuperare il pallone, si alza il braccio del passivo, Mitteruzner! Infrazione di passi di Mitteruzner e quindi Merano che ritorna in possesso di palla con Luca Stricker. Scarico per Petricevic, una finta dall'altra parte per Max Prantner, scivola Max Prantner e sfuma via il pallone. Lo mantiene in campo Luca Stricker e ora Petricevic decide saggiamente di rallentare tutto e ragionarci su. Probabilmente giocheranno anche col cronometro, l'ultimo tiro se lo prenderà un giocatore del Merano. Si alza il braccio del passivo però. Martini butta via letteralmente il pallone, ma è fortunato che sul rimbalzo recupera la palla per lui. Vicentin. Tutto da rifare. Un po' di confusione. E finisce qua il primo tempo. C'è stato. I giocatori non se ne capacitano. Ma tant'è. Palla che rimane in possesso del Merano, che ora proverà un tiro disperato da 18 metri, penso. Tiro e ovviamente San Paolo c'è. Si chiude qui questo primo tempo, Merano 12, Brixen 18. A risentirci tra circa 10 minuti per il secondo tempo. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse e Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
Con Sparkasse Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero.
Se funziona anche oggi. Già un successo qui. Tutto pronto per il secondo tempo, squadre che sono rientrate in campo. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Un primo tempo che il Bressanone ha dominato, possiamo dirlo. Ora ci si aspetta una reazione da parte dei padroni di casa. Almeno sul piano dell'intensità deve cambiare qualcosa per i padroni di casa. Ecco il fischio, può iniziare anche il secondo tempo. Vediamo ora il Merano come deciderà di attaccare con Petricevic a terzino destro, Max Brandner al centro, si inserisce a Coelho, ora si cambierà di posto probabilmente Strick, scarico per Coelho, Coelho bellissimo schema, ma Coelho non concretizza, ma è bravo Oliver Martini a recuperare la palla e questo è quello che parlavo prima, il Merano ha proprio bisogno di queste azioni di energia. Ha bisogno di trovare questi gol, tra virgolette, sporchi per poter rientrare in partita. Ci vuole proprio un cambio di passo sotto il profilo dell'energia e dell'intensità. Tanto Brugger, Fantinato, Amcic, Ciutura, Fantinato trova di nuovo un'autostrada e Fantinato sul primo palo. E bellissima rete di Fantinato. E in questo frangente forse non impeccabile Lorenzo Martelli, freddato sul primo palo. Luca Stricker scarico, recupera palla di Giulio, interviene l'arbitro.
Petricevic, Max Brandner, Luca Stricker, sfondamento fischiato a non abbiamo capito chi, probabilmente pivot o dopo l'incrocio, sinceramente non ho capito, intanto fallo anche dall'altra parte, fermato Pantinato. Fantinato ancora, si alza Fantinato e si riscatta Lorenzo Martelli, questa volta dice di no a Fantinato, bellissimo intervento di spaccata di Lorenzo Martelli. Max Brandner dall'altra parte, atterrato da Amstic, si rialza fortunatamente Brandner. Petricevic, giro di palla, Luca Stricker. Ancora Luca Stricker, Petricevic. Uno contro uno di Petricevic, Fantinato, tutta la sua energia. Molto bene anche in difesa Fantinato. Carico per Freund sotto le gambe di San Paolo, entrato in match anche Freund. Martelli, bellissima parata di Martelli, e ora Merano, Oliver Martini, ma siamo già dall'altra parte con Arcieri che manca completamente la porta. E ora sbandata vistosa del Bressanone. Merano che può riaprire questa partita che sembrava chiusa con Coelho. Esplode la tifoseria del Merano. Tutto un piede il pubblico. Merano è di nuovo a meno 3. Merano di nuovo in partita. È Davor Čutura a chiamare calma, vuole fermare questo momento favorevole al Merano ragionandoci su. Arcieri, tiro in mezzo alla porta, Brugger va a colpire il palo sul rimpallo, e quindi ancora una volta un'azione favorevole al Merano che ora addirittura ha la possibilità di portarsi a meno 2 con Petricevic. Oliver Martini e Merano a meno 2. E questo è quello che parlavo prima. Merano aveva bisogno di una reazione, e reazione c'è stata. Probabilmente Jürgen Brandt negli spogliatoi si è fatto sentire. Troppo morbida la prima prestazione del Merano, e ora caricano anche il pubblico. Time out Brixen. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Entrano le squadre in campo, abbiamo visto un Čutura piuttosto nervoso nel time out. Bressanone che aveva la partita in pugno ora, questi primi 5 minuti del secondo tempo hanno messo di nuovo tutto in discussione. Vediamo se ora ci sarà una reazione da parte
Ingebrigtsen, Fantinato, Amcic, Alceri e Martelli risponde ancora una volta presente. Max Pranter dall'altra parte e il Merano è a meno uno. Inizio di secondo tempo incredibile del Merano, sbandata incredibile del Bressanone e partita di nuovo in perfetto equilibrio. Richiamato in panchina Arcieri dopo l'ennesimo errore, sopposto all'ala Mitteruzna. Sutura, intanto Fantinato, Di Giulio, è proprio Di Giulio che si carica sulle spalle la squadra, andando a siglare la 20ª marcatura per Verano. Intanto dall'altra parte Freund, Fantinato, Amcic, scarico per il pivot, recupera Oliver Martini. C'è un fischio del direttore di gara. Ora Ciutura prova a riorganizzare l'attacco. Amcic ancora, Ciutura, scarico per Di Giulio, passivo! Si alza il braccio del passivo, Brixen che deve andare a concludere, scarico per Brugger, trattenuta da Luca Stricker e ingenuità colossale di Luca Stricker, troppo evidente questa trattenuta per non essere fischiata dall'arbitro e quindi non solo dà una mano ai suoi avversari regalando di fatto una superiorità numerica e ripotendo riorganizzare l'attacco, era in seria difficoltà al Bressanone e ora con questa ingenuità del capitano del Merano tutto di nuovo in discussione. Ciutura, Fantinato, Brugger, Fantinato ancora, Amcic, ora difende con un'altra energia al Merano. Esulta Coelho dopo questo intervento difensivo. Ciutura e Martelli gli dice di no con l'aiuto del palo, ma la palla rimane in possesso del Brixen con Di Giulio che è bravo e fortunato a recuperare il pallone. Amcic si mette in proprio. Amcic fa tutto da solo e lo fa bene. Brixen 21, Merano 19. Ora in campo Durnwalder al posto di Luca Stricker. Petricevic! E nel momento più importante trova un gol Petricevic. È importantissimo per il Merano trovare anche qualche gol da parte del suo metronomo. Prima marcatura del match per Bogdan Petricevic. Ciutura, Amcic, Fantinato. Amcic tocca solo Martelli ma non può trattenere e in questo momento l'attacco del Bressanone è tutto sulle spalle di Amcic. Il giocatore è arrivato questa estate a Bressanone dai campioni d'Italia del Bressanone, del Coversano, arrivato a Bressanone dal Coversano, un giocatore che sa come si vince. Quando ha visto che la sua squadra è in difficoltà è stato proprio lui a caricarsela sulle spalle con due reti importantissime. Petricevic intanto, scarico per Freund all'ala, Freund!
entrato nel migliore dei modi in partita Freund, dando energia in difesa e siglando tre marcature in attacco. La sua energia è indispensabile per il Merano. Amfic, Fantinato, Ciutura, Fantinato, palla recuperata da Di Giulio, ancora Fantinato, si alza il braccio del passivo, Amzic da centrocampo, Martelli questa volta non si fa sorprendere sul primo palo, se segnava anche questo Amzic si poteva andare tutti a casa, tanto Luca Stricker ci prova anche lui da centrocampo, pallone deviato in angolo, ma c'è da asciugare il campo e questo va bene per un attimo di pausa, le squadre possono ragionare un attimo. Merano con un attacco importantissimo che potrebbe permettergli di trovare un insperato pareggio. Si riprenderà dall'angolo con Alex Freund. Importantissimo il suo ingresso in campo, ha dato una scossa in difesa e anche in attacco con tre marcature. Giro di palla del Merano con Max Prantner. Luca Stricker, Petricevic, Max Prantner si inserisce, vorrebbe un tiro dai 7 metri, l'arbitro concede solo un 9 metri. Luca Stricker si alza il braccio del passivo, il Merano non ha costruito granché. Deve andare a concludere velocemente, ci prova Luca Stricker, fermato molto bene da Mitteruzner. Luca Stricker, Max Prantner deve andare a concludere, fermato da Ival, da Amtic. Luca Stricker, e ancora una volta un fallo. Ora sì che il Merano deve andare a concludere. Palla Petricevic! Che gol di Petricevic! Merano 22, Brixen 22. Alzi la mano chi alla fine del primo tempo ci avrebbe scommesso. La pressione ce l'ha il Bressanone dopo aver dilapidato un vantaggio così netto, ora sente il peso di questo derby, anche perché la difesa del Merano è salita di tono concedendo solo 4 gol quando siamo quasi a metà del secondo tempo. È salito anche in cattedra Lorenzo Martelli, che in questo secondo tempo sta parando come non mai, e ora addirittura il Merano con la palla del vantaggio, Max Prantner va a sfondare e l'arbitro avvisa uno sfondamento. Siamo già dall'altra parte col Bressanone. Fantinato fermato in maniera irregolare da Oliver Martini. Continua l'incitamento dei tifosi del Bressanone, provano a dare una scossa alla loro squadra che sembra in netta difficoltà. Mitteruzner, esce Freund, Di Giulio, Ciutura, Arcieri, e dopo due eroi consecutivi si riscatta Arcieri, che ora esulta sotto i suoi tifosi. Importantissimo per Arcieri questo gol, dopo che aveva sbagliato le ultime conclusioni. Probabilmente questi minuti in panchina a riprendere fiato gli hanno fatto bene.
E ora prova anche a cambiare la difesa al Bressanone. Difesa un po' più aggressiva. Petricevic, Max Prantner. Si inserisce Max Prantner, trova il buco ma non trova la coordinazione per tirare. Luca Stricker, Petricevic, Max Prantner, palo interno, palla che ritorna Max Prantner che al volo trova un gol pazzesco. Bravo e fortunato Max Prantner, che ha colpito il palo interno, sfortunatissimo, ma poi è stato il più veloce di tutti a recuperare il pallone, addirittura al volo. Deruzza, Pantinato, Ciutura, 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 Martelli ancora una volta presente. E questo secondo tempo di Martelli è tutta un'altra cosa. E con un portiere così è tutto più facile per la difesa del Merano. Intanto Oliver Martini, Oliver Martini! Sfondamento fischiato a Oliver Martini. E qui si scalda tutto il pubblico del Merano. Protesta. Effettivamente questo potrebbe essere il primo errore della coppia arbitrale che sta arbitrando questo derby in maniera impeccabile. Ma questo qui tutto sembrava tranne uno sfondamento. E ora sfondamento fischiato anche a Bressanone, non vogliamo che ci sia per pareggiare l'eroe dall'altra parte. E ora sale anche un po' di cattiveria in campo. Speriamo che gli arbitri non perdano il filo dell'incontro. Fino adesso hanno diretto in maniera egregia. Forse la partita più difficile da arbitrare in assoluto in Italia è il derby Merano-Bressanone, che quest'oggi sta ben figurando la coppia arbitrale. Speriamo che continui così, se lo augurano tutti i tifosi sullo spalto. Guelio, in posizione di terzino, a dare qualche minuto di rifiato a Max Prantner. Luca Stricker, Guelio, Guelio, si alza Guelio e il Merano in vantaggio. Incredibile la Carl Wolf dopo un primo tempo anonimo del Merano, chiuso sotto 12 a 18, si ritrova improvvisamente in vantaggio 24 a 23. Ciutura, Fantinato, Fantinato, bellissima rete di Fantinato e questo è un gran gol. Preso in controtempo Martelli, pareggia subito il Bressanone. Stricca, Coelho, Stricca, Freund, Freund, dall'angolo, Freund! E questa volta Birrer tra i pali, è entrato al posto di San Paolo. Dice di no a Freund. E ora anche Ciutura prova a dare una scossa ai suoi cambiando il portiere. Ottimo ingresso tra i pali di Birra. Luca Stricker intanto recupera un pallone importantissimo per il Merano. Grandissima giocata difensiva del Merano e due minuti intanto per Davor Ciutura per protesta. E Davor Ciutura non è nuovo a prendere questi due minuti. E se l'allenatore giocatore del Bressanone perde la calma, per il Bressanone potrebbe essere un problema. Probabilmente Ciutura vuole mettere pressione anche sui direttori di gara. Sinceramente da qui non ho capito che cosa è stato detto agli arbitri, ma sicuramente qualcosa che il direttore di gara non ha gradito. Tanto è vero che Ciutura per i prossimi due minuti trascorrerà sulla panchina. Merano ora che ha la possibilità di riportarsi in vantaggio addirittura con un uomo in più. Stricker,
per Prantner. Prantner prova a inserirsi, fermato da Mitteruzner. Petricevic, Stricker, Freund, dall'ala Freund, sotto le gambe di Wierer, Merano di nuovo in vantaggio. Merano in vetta 5-1 per sfruttare la sua superiorità numerica. Di Giulio, Amcic, Mitteruzner, palla deviata dal muro, lancio di Martelli per Coelho, Coelho porta vuota e Coelho va a siglare la rete più facile della sua carriera. Esplode tutto il pubblico del Merano in piedi, il palazzetto della Wiener Golf sta venendo giù, Merano a più 2. Tutto il pubblico in piedi. Amcic, Fantinato, recupera palla Coelho che esulta. Tutta la gara sudamericana da parte di Coelho. Si alza il braccio del passivo, Amcic, Terceri, Fantinato, Fantinato, che gol di Fantinato, sta giocando una partita eccezionale Fantinato. Sicuramente Fantinato e Amcic i due migliori giocatori del Brixen. Intanto Jürgen Brandner chiama un time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Spettacolo in campo e spettacolo sulle tribune con le due tifoserie che stanno dando veramente tutto il meglio di sé. I tifosi del Brixen anche in questo momento difficile non hanno smesso un secondo di cantare. I tifosi del Merano che hanno guidato la squadra a questa incredibile rimonta. E ora ci aspettano gli ultimi 9 minuti di partita col Merano in vantaggio di una rete. Continuano intanto i cori dei tifosi del Brixen. E ora il gioco può riprendere. Stricker. Petricevic, Max Brandner, Petricevic, Luki Stricker, Max Brandner, ancora Stricker, scarico per il pivot anticipato, recupera palla Petricevic, ora il Merano un po' in difficoltà, deve trovare modo per andare a tirare, lo trova con Andy Stricker che conquista un 7 metri importantissimo per i suoi. Dalla linea dei 7 metri si presenta Coelho. Coelho contro Wierer. E Wierer questa volta gli dice di no. Parata importantissima di Wierer che esulta.
Ciutura. Amcic, Amcic, Ciutura, anticipato da Max Brandtner. Recupera palla con Oliver Martini in seconda fase, anticipato da Di Giulio. Ottimo rientro difensivo di Riccardo Di Giulio, che strappa letteralmente il pallone a Oliver Martini. Dall'altra parte Arcieri, Arcieri con l'aiuto del palo va a siglare la rete del 26 pari. Quando mancano esattamente 7 minuti alla fine del match, risultato in perfetta parità, 26 a 26. Stryker. Petricevic, Petricevic, si alza Petricevic. Bruttissimo tiro di Petricevic. E ora Fantinato, Mitteruzna. Amcic decide di ragionarci su. Rientra in campo Ciutura e Basic. Chiama lo schema Ciutura. Ciutura, Ciutura, tutta la sua classe. Ma Martelli gli dice di no. Che parata di Lorenzo Martelli. Petricevic intanto. Ciutura era andato via con tutta la sua classe, ma Martelli ha neutralizzato il tiro alzando in cielo la sua gamba. Petricevic. Luca Stryker. Max Brandtner. Petricevic. Petricevic lasciato solo, incredibile scelta difensiva del Bressanone, che ha lasciato un'autostrada davanti a Petricevic, che ha avuto gioco facile andare a seglare la 27esima rete per il Merano. Intanto Amcic dall'altra parte butta via il pallone, lo recupera Luca Stryker. Ma doppia ingenuità del Bressanone, che prima ha lasciato Petricevic tutto solo da andare a tirare e poi buttano via in attacco il pallone. Bressanone, se non porterà a casa due punti da questa partita, avrà molto da recriminare. Ma nulla è ancora deciso, mancano 5 minuti e la differenza di un solo gol è minima. Max Brandtner. Max Brandtner atterrato da Amcic. Rimane a terra Max Brandtner. Vediamo se può rialzarsi. Lo scontro è stato molto violento. Sicuramente dolorosissimo. Sembra che Max Brandtner possa ricontinuare a giocare. Campo da asciugare. Solo una botta fortunatamente per Max Brandtner, che riprende la sua posizione a terzino destro. Campo che si può asciugare. E ora il gioco che può riprendere con Andy Stryker. Petricevic. Petricevic. Max Brandtner. Petricevic. Petricevic uno contro uno e conquista un 7 metri Petricevic. Non sarà il meglio Petricevic, ma in questo secondo tempo sta facendo valere tutta la sua esperienza. Ora Luca Stryker dalla linea dei 7 metri. Luca Stryker contro Vira. E questa volta la meglio Luca Stryker, che esulta. E time out Bressanone quando mancano esattamente 4 minuti alla fine del match. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
forse la più bella partita di questo campionato la stanno regalando Merano e Bressanone. Una partita giocata sul campo, ma giocata anche sugli spalti, con le tifoserie protagoniste. Ma ora i protagonisti sono sul terreno di gioco per questi ultimi 4 minuti di gioco. Bressanone, che sembrava avere in pugno la partita, e ora ha chiamato una rimonta difficile. Due gol si possono recuperare in 4 minuti, ma deve riprendere a ritrovare la via del gol il Bressanone. E sicuramente una cosa possiamo già dirla: Bressanone oggi non segnerà 39 reti come nei precedenti derby, soprattutto se butta via i palloni così. Altro errore del Bressanone, altra ingenuità colossale. Bressanone irriconoscibile in questo secondo tempo. Sicuramente tanto merito va dato alla difesa del Merano. In questo secondo tempo è cambiata completamente. E insieme alla difesa è salito anche Lorenzo Martelli tra i pali. Intanto Stricca, Guelio, Max Brandner. Si alza il braccio del passivo. Max Brandner fermato in maniera molto molto energica da Di Giulio. Gli arbitri decidono di lasciar correre. Anche se qui ci poteva stare una sanzione. Max Brandner è stato colpito al volto. Vediamo che ora il commissario chiama gli arbitri. Qualcosa da chiarire. Parla ora anche con Ciutura, il commissario. Ora va da Jürgen Brandner a spiegare qualcosa. Probabilmente c'è un problema col cronometro. Fa un segno 4 con la mano, probabilmente ci andranno a recuperare 4 secondi. Tutto sistemato, si può riprendere a giocare. Braccio del passivo che rimane alto. Luca Stricker trova la rete, ma dopo il fischio dell'arbitro. Braccio del passivo che rimane alzato. Martini, Petricevic, palla deviata. Merano che rimane in possesso del pallone. Guelio, Max Brandner. Max Brandner si alza, Max Brandner traversa piena. E ora il Bressanone in seconda fase con Petricevic che prova a ostacolare Arcieri. Palla per Di Giulio, cade a terra un giocatore. Si può proseguire, rientra molto bene il Merano. E ora sì, il Bressanone ha bisogno di trovare una rete veloce. Basic. Amcic. Amcic. Prova a sfondare per vie centrali Amcic. Palla che fugge via. Meno di 2 minuti alla fine dell'incontro. Merano che deve difendere coi denti di questo 2 gol. Arcieri intanto trova una rete del meno 1, quindi tutto rimane aperto. Ora il Merano che adesso sentirà la pressione, il pallone che pesa tantissimo. 1 minuto e mezzo alla fine della partita, Merano 28, Bressanone 27. Merano che proverà anche a giocare col cronometro, farà trascorrere più secondi possibili prima di andare alla conclusione. Luca Stricca, Petricevic, Max Brandner. Max Brandner per Petricevic. Si alza invece subito il braccio del passivo. Merano che deve andare a concludere. Alex Freund all'ala, Alex Freund e Vire dice di no con una spaccata. Ciutura. Fantinato, Fantinato, Martelli e Fantinato trova una rete importantissima. Risultato in parità con Fantinato. Rete convalidata, si sono parlati gli arbitri, non erano sicuri di convalidare la rete. Rete che è stata convalidata, dunque Merano 28, Brixen 28.
quando mancano 43 secondi alla fine della partita. Merano in possesso di palla. Petricevic, Max Brandner, ora il Merano cercherà di costruire questo attacco. Petricevic prova a cercare un varco. Petricevic, Max Brandner, 20 secondi alla fine. Petricevic, Mirer gli dice di no, e ora il Bressanone incredibilmente con la palla della per vincere questa partita. Winterhutzner, scarico per Di Giulio tutto solo. Di Giulio trova una rete incredibile per il Bressanone. Time out Merano, 7 secondi da giocare. Di Giulio con una rete incredibile. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ora a cantare sono i tifosi del Bressanone, che vedono questo successo che forse per qualche verso sembrava insperato, se pensiamo che solamente pochi minuti fa il Brixen era sotto di 2 reti. Un derby incredibile, ma nulla è ancora deciso, mancano ancora 7 secondi, e in 7 secondi tutto può succedere. Vediamo ora Jürgen Brandner che schema ha disegnato. Probabilmente il Merano proverà a giocare una volante. Di solito negli ultimi secondi il Merano va a cercare questa schema, e infatti è così. Freund per Lukas Stricker, pareggio incredibile del Merano con Lukas Stricker. Un derby da leggenda, un derby incredibile. All'ultimo secondo Lukas Stricker trova un pari incredibile. E forse questo è l'epilogo più giusto per questa partita. Una partita incredibile. Ora esulta i tifosi del Merano, ammutolito il pubblico di Bressanone. Protesta intanto Davor Ciutura. 29 a 29. Si chiude così questo derby. Un derby che ha visto il Bressanone condurre il primo tempo. Dopodiché il Merano è rientrato, ha riaperto la partita, si è riportato in vantaggio. Aveva la partita in pugno, poi è stato il Bressanone a ribaltarla, e questo finale è incredibile da vedere e rivedere. Dunque, squadre che ora si salutano, questo derby finisce qui. L'invito a tutti i tifosi a tornare al palazzetto il prossimo fine settimana per la campagna vaccinale dell'Alto Adige. Qui si potrà ricevere il vaccino contro il Covid per sconfiggere insieme questo avversario comune. Intanto su queste immagini di festa del Merano, che esulta come se avesse vinto, io vi ringrazio. Da Merano è davvero tutto. Vi ricordo il risultato: 29 Merano, 29 Bressanone, con un saluto e ringraziamento da Luca Boninsegna.